Buonasera a tutti. Allora, questa sera vi presentiamo questo opuscolo, abbiamo il piacere di presentarvelo. Forse molti di voi hanno già potuto visionare quelle copie che abbiamo fatto stampare per noi e abbiamo disposto anche un quaderno per chi volesse, per chi fosse interessato a queste copie. Questo opuscolo, quindi, Giuliana ha quasi detto tutto per la verità, ma l'abbiamo chiamato 2017 perché abbiamo l'intenzione di continuare la ricerca e di presentare quindi un opuscolo 2018. Poi per quanto riguarda quest'opera è incompiuta, per cui nell'opuscolo non troverete il numero delle pagine. Quindi non c'è la paginazione, faremo tutto alla fine quando tutto sarà terminato. Per quanto riguarda il materiale, nell'opuscolo troverete tutto il materiale che ci è stato consegnato, anche quello che avevamo noi a disposizione. Ci siamo limitati volutamente a questo materiale, anche se sappiamo che ci sono tanti siti di Montenero con fotografie antiche, moderne, tanti altri materiali. Per quanto riguarda quindi l'opuscolo, è strutturato come segue. Abbiamo la presentazione del progetto, i cenni storici che riguardano in particolare le origini di Montenero, certo nelle grandi linee. Poi abbiamo una bibliografia, una piccola bibliografia per chi volesse quindi completare lo studio, per chi fosse interessato ad altre ricerche. Poi abbiamo sempre in questo opuscolo abbiamo l'elenco dei sindaci di Montenero dal 43 fino ai nostri giorni e le delibere storiche di cui parlava Giuliana. E quindi questo per quanto riguarda, diciamo, l'introduzione. Poi abbiamo il questionario e questo forse è il capitolo più interessante, perché abbiamo intervistato i nostri anziani ed abbiamo sintetizzato 32 risposte a 32 domande. Si tratta effettivamente di memoria storica e purtroppo uno dei nostri intervistati, Clemente Narducci, già non è più con noi. Ne siamo tanto addolorati, però abbiamo il suo ricordo e abbiamo trascritto tutti i suoi ricordi, quindi è veramente una memoria storica. Un capitolo sulle letture che facevano i giovani nel dopoguerra. Abbiamo ritrovato alcuni romanzi che all'epoca andavano per la maggiore e se li passavano l'un l'altro, infatti molto consumati. Poi abbiamo le tradizioni. Anche questo molto interessante, d'altra parte vedete tutti gli oggetti delle tradizioni sui nostri tabelloni. Antiche tradizioni, poi abbiamo antichi mestieri, abbiamo il carnevale, proverbi e detti montenerisi in dialetto e anche delle ricette gastronomiche, però diciamo non sono tante. Ci siamo limitati alle ricette che ci hanno indicato i nostri anziani. E poi ancora nel volume abbiamo delle illustrazioni relative a questo capitolo e infine abbiamo gli archivi. Come diceva Giuliana, abbiamo potuto, quindi nell'archivio comunale, ci è stato possibile fare degli elenchi di tutti gli emigrati montenerisi del dopoguerra e per l'archivio parrocchiale abbiamo consultato i registri e relativamente agli anni 45-50 abbiamo fatto una piccola statistica dei battesimi, matrimoni e funerali, ma soltanto relativamente a questo arco di tempo. Abbiamo fatto alcune fotografie sui registri di matrimoni, battesimi e funerali, ma soltanto per le nostre famiglie a causa della privacy. Certamente quando leggerete questo opuscolo troverete tanti errori, sicuramente lacune, omissioni, eccetera, inesattezze. Ma come diceva Nicola Martino,
se ci trovate voi degli errori, venite a me tutti a riferire. D'altra parte, nell'opuscolo, quindi, ci sono tutte le indicazioni per il sito, comunque, festadelricordo.com, in questo sito che Emiliano vi dirà meglio di me, è riservato uno spazio proprio per permettere alle persone che trovano errori di segnalarli.